come mai la scelta di questo titolo per il documentario 1964, il nuovo da indipendente, Solo solo e contro contro tutti? tutti. Questa è una frase che ho ritrovato su un libro, appunto, ed è la frase che mio padre ha scritto in una lettera inviata ad Alfredo Leonardi, che era uno dei partecipanti della cooperativa di cinema indipendente, un iscritto alla cooperativa di cinema indipendente. E appunto in questa lettera, che io purtroppo non ho nell'archivio, ma che ho ritrovato su questo testo di Rocco Biondi, raccontava un po' quella che era la sua attività di quel periodo. E a un certo punto c'era questa frase che raccoglie un po' quello che era lo spirito del filmmaker di cinema indipendente, cioè 1964, iniziava quindi in quell'anno, 1964, a filmare solo indipendente contro tutti, perché in realtà è un cinema che ha un sottofondo di rivolta, cioè è un cinema che si vuole un po' scontrare con tutto quello che è stato il passato, è assolutamente innovativo, è un film di ricerca, e appunto diceva, appunto scriveva, filmavo da indipendente solo e contro tutti. Era il suo modo sicuramente di scontrarsi un po' con quello che poteva essere il. Diciamo che sono sicuramente dei film che non hanno avuto una grande accettazione, ci sono tantissimi articoli di giornale locali dove appunto in quel periodo venivano un po' considerati dei film così un po' al di fuori di quello che poteva essere il cinema corrente e in effetti lo erano. Sono sicuramente dei film abbastanza difficili da vedere, perché intanto non hanno un racconto come il cinema normale, è lo stesso linguaggio che è racconto, Anche quindi da da interpretare uno deve, o interpretare. uno deve averli vissuti o deve essere Oppure può un anche non essere studiare. interpretato, cioè può essere anche soltanto visto per quelle che sono queste immagini, che oggi sono forse molto più attuali, allora erano forse immagini che non erano ben Anche comprese. per i mezzi che avevano Sì, di. perché assolutamente erano, cioè utilizzava i fondi di bottiglia, vetri colorati, piuttosto che una sorta di alchimia. Suo padre realizzò circa 140 film. Ha Sì. scelto quelli da inserire nel documentario, cioè quelli da Quali mostrare poi al sono? pubblico. Beh, quelli sicuramente più significativi, quelli che secondo me avevano. A parte che li ho praticamente quasi in mezzo, cioè non dico tutti e 40, però soprattutto quelli tra gli anni 68 e 69 sono stati quelli proprio sperimentali, perché quando lui si è scritto nel 67, sì, nel 67 alla cooperativa di cinema indipendente italiano, quindi di Roma, sicuramente c'è stata una svolta nella sua, così, nelle sue opere. E quindi il cinema sperimentale più sperimentale è stato proprio in quegli anni, tra il 67 e il 69, e ovviamente 70-71. E quindi la scelta è stata fatta in base a quello che più mi ispirava, ma soprattutto perché mi ricordavo quelli che lui proiettava più facilmente, quindi più significativi proprio per quello. E io ovviamente mi ricordavo, piano piano mi sono rivedendo i filmati, perché io li ho tutti digitalizzati, perché no, ovviamente sono tutte pellicole Super 8. Man mano che li vedevo mi rendevo conto di ricordare determinate situazioni, determinate, e mi ricordavo appunto quando andavo nei cineclub con lui e li proiettava. Addirittura c'è Idea assurda per un filmmaker che verrà proiettato questa sera, che allora veniva proiettato su due schermi, quindi erano due, perché sono cinque film diversi. Beh, quello più, così, più importante secondo me è Idea assurda per un filmmaker Luna, che è quello dedicato all'allunaggio del 1969. Però venivano appunto proiettati con due schermi, quindi ovviamente io non mi ricordavo più nulla, è stato rivedendo i film che piano piano mi sono ritrovata nella memoria tutte queste situazioni.